Buongiorno elettronauti, benvenuti in questo nuovo esperimento. Proviamo a caricare la mia Tesla Model 3 con la corrente della Ioniq 5. Sì, perché Ioniq 5 ha disponibile il vehicle to load, almeno questa versione che ha il pacchetto Recharge, che ha il pannello fotovoltaico sopra il tetto e ha anche la possibilità di alimentare cose, appliance, fino a 6 kW, 5,6 in realtà, 5,6 kW, qualsiasi cosa potete attaccargli, quindi oggi gli attacchiamo una bella Tesla Model 3. C'è una goccia che mi è caduta in testa. Vabbè. Quindi, cosa facciamo? Beh, andiamo a prendere prima di tutto la pistola, perché vi spiego, sostanzialmente nel pacchetto Recharge vi danno questa, ok? Che in uno dei miei video io ho chiamato spada laser. Ok, questa in realtà è un Type 2 particolare che adesso qui vi farò vedere, c'è una Shuko. Quindi, vediamo se riesco ad aprire. Ah, ce l'ho fatta. Vedete? La Shuko. Quindi, apriamo il connettore. E invece di fare i video a tradimento, potresti anche venire a darmi una mano, Mio cugino sempre presente. Ah, mi tieni tu la camera? Bravo. Ah, ecco, vedi? Perfetto. Adesso noi infiliamo questa qui. Abbiamo tutto noi. Vediamo la mia Tesla quanti chilometri ha. Anzi, quanta percentuale ha? 68%. Quindi, beh, io direi che potremmo attaccare questo qua, no? Tac. On. Guardate qui. Wow. Ha! Ragazzi, sta già ricaricando. Cioè, è andato tutto subito secondo i piani. Vedete il LED verde blinking. Quindi buona, saliamo sull'auto. Oh, stiamo ricaricando a 3 kW. Andiamo a, ok, massimo flusso di ricarica 13 A. 3 kW, 68%. Bene. Funziona alla grande. Ma che bello, al primo colpo, senza fare niente di particolare. Andiamo a vedere dentro la Ioniq cosa dice. Guardate lì cosa dice. Trasferimento vehicle to load. In questo momento stanno andando 3 kW e la batteria della Ioniq 5 è a 72%. Ma grande! Cioè, quindi funziona perfettamente senza neanche il minimo sforzo. Oh, qua sta ricaricando ancora. Allora, vediamo in un'ora cosa succede. Anche il pannello fotovoltaico sopra. L'ho lasciata nel parcheggio e ha caricato l'1%, ragazzi. Prossimo acquisto, Michi? Ci pensiamo. Bravo. Beh, ragazzi, come avete visto dal timelapse, l'auto dal 68% è arrivata al 72%, ha caricato 3 kWh, quindi è passata esattamente un'ora. E la Ioniq 5 adesso è al 67%. Cioè, wow, ragazzi, veramente veramente wow. Però, come dicevo prima, adesso è ora di un altro esperimento. E se invece di ricaricare una Tesla Model 3 facessimo andare tutto un capannone? Teoricamente è fattibile, senza neanche dover fare cose particolari. Ci vuole un cavo maschio in modo tale da prendere la corrente dalla Ioniq 5 e andarla ad infilare dentro una qualsiasi presa. Noi la infileremo in questa, per esempio.
Se rimanete senza corrente in casa potete fare questo, quindi potete con la IONIQ 5 alimentare tutta casa vostra. Però se dovesse ritornare la corrente in qualsiasi momento, ci sarebbero praticamente due fonti di energia all'interno dello stesso quadro e potrebbe scattare la corrente, potrebbe fare cortocircuito. Chiaramente il quadro elettrico ha un sistema di gestione che è il salvavita, ok? Se dovesse succedere il salvavita salta e quindi non succede nessun problema. Però ecco, è meglio evitare questo genere di cose, quindi meglio senz'altro andare semplicemente a togliere la corrente al generale e sfruttare solo quella di IONIQ 5. Bene, ora procediamo con il test. Noi abbiamo fatto un cavo Schuco, anzi Schuco italiana, però fa niente. Infiliamo dentro la presettina. Quindi il quadro è acceso, andiamo ad accendere le luci, Miki, facciamo vedere che vanno. Ok ragazzi, va tutto. Stacchiamo, scusate, il generale. Sono spente. Inseriamo il cavo della IONIQ 5. Luci non vanno. Non vanno chiaramente perché la IONIQ 5 ha il pulsantino on off. Guardate, le luci sono accese. Ragazzi, funziona. Vediamo quanto è l'assorbimento. Circa 1,4 kW. Entriamo in capannone e vi faccio vedere che anche le prese funzionano. Poi qua la sigaretta elettronica di Michele si sta caricando, qua si sta caricando. Praticamente ragazzi ogni cosa dentro questo capannone sta funzionando grazie alla batteria della IONIQ 5. Qualsiasi cosa, Radio? Andiamo a accendere la radio? Funziona tutto. Adesso andiamo a vedere quanto sta prendendo di energia. 1,8 kW. Allora ragazzi, vedete sopra di me, qui, ci sono le luci accese, qui c'è il sistema di IONIQ 5 vehicle to load. Io semplicemente vado a premere il pulsantino di spegnimento e si sono spente tutte le luci, tutto il capannone è completamente spento grazie a questa cosa qua. Adesso lo riaccendo e le luci sono riaccese. Ma che figata ragazzi, troppo bello. Allora, esperimento riuscito, anzi direi riuscitissimo. Michele, ti aspettavi una cosa del genere? Sì. Come sì? Cioè, ti aspettavi che funzionasse tutto? No. Figata. Ma no, sì, se lo aspettava lui perché essendo un elettricista sa perfettamente quello che capita. Però noi non lo sapevamo perché non siamo del settore. Quindi bravissima IONIQ, bravissima Hyundai, avete fatto un lavoro eccelso. Funziona tutto, stra felice. Quindi ragazzi, diciamo che esperimenti ne seguiranno. Mi raccomando, continuate ad iscrivervi al canale in molti. Qui per oggi abbiamo finito, quindi ci vediamo la prossima volta. Ciao elettronauti.